Click, ben ritrovati miei cari avventori dell'Uisona Barcalcio. Siamo al giorno dopo, anzi, che dico giorno, alla notte dopo di Atalanta-Bologna, partita che ci ha veramente mandato in solluchero. E infatti io mi sono proprio svegliato adesso perché ho talmente fatto bagordi che per me il giorno è adesso che è notte. Quindi questo 1-2 in trasferta, che ha curato anche, oserei dire, il mal di trasferta, no? Qualora qualcuno avesse qualcosa da ridire a questo Bologna, si diceva, ma il Bologna deve, per andare in Europa, anche migliorare lo score esterno. Sicuramente era vero, ma va anche letta, diciamo, in epoca più recente, perché nelle ultime 10 partite oserei dire che il Bologna ha curato anche il mal di trasferta. Me ne vengono in mente qualcuna, mica niente male. Adesso non varrà per la classifica, ma siamo andati a vincere a Milano in Coppa Italia, a San Siro, il tempio dei tempi calcistici, scusatemi se poco. Abbiamo vinto a Roma con la Lazio di Sarri, scusate se poco, e adesso abbiamo vinto in epoca strarecente ieri abbiamo vinto al Gewi Stadium 1-2, oserei dire, anche poi, tra l'altro, seconda vittoria consecutiva in terra bergamasca. E salutiamo ovviamente tutti i nostri compagni e avventori nonché amici bergamaschi che suolono vedere qui il canale e sono sempre i benvenuti. Atalanta, che da anni è stato il nostro punto di riferimento principale, quest'oggi finalmente possiamo dire, finalmente anche noi respiriamo aria di Bergamo. Qua a Bologna però, grandissimo Bologna, grandissimo. Io, Thiago Motta, io lo slinguazzo. Thiago Motta, se sei all'ascolto, guarda, io una notte con te la passerei, guarda, la passerei. Comunque, Thiago Motta veramente allenatore che non lo scopriamo certo noi oggi, da quando è arrivato qua ci è bastato pochissimo per capire di che pasta si è fatto. Adesso lo stanno capendo i tutti, ovviamente si sono sprecati gli elogi, no, riguardo ai cambi. Ma che cambi ha fatto? Ma l'abbiamo detto ieri nel post partita, ma che cambi ha fatto Thiago Motta? Ma che cosa ha fatto? Ha tolto Orsolini, che penso fosse uno dei nostri migliori marcatori questa stagione. E uno magari cosa fa? Toglie Orsolini per mettere su chi? Per mettere su Selemakers, che ha fatto una partita più che gagliardo, oserei dire gagliardissima. Mamma mia, che partita che ha fatto l'Orso. Ma poi Lukumi, l'entrata di Lukumi, il monolite della difesa. Che cosa ha fatto ieri Lukumi? Una partita veramente gigantesca. Io allora voglio soffermarmi anche, ma vi siete resi conto di qual è una grande differenza di cui raccontavamo, di cui si raccontava, cioè in passato e quest'oggi, l'importanza di avere una panchina, l'importanza di avere delle alternative a gare in corso che possano cambiartela? Quante volte io dicevo in passato, può capitare che un giocatore, vedi Orsolini ieri, anche importante, non sia magari nella serata, nella giornata giusta, ecco che allora devi attingere dalla panchina, trovi un Selemakers che magari lo è. Infatti Selemakers lo è stato. Poi certo può capitare anche che Selemakers non lo fosse neanche lui, però insomma, giocarsi due o tre opzioni è meglio che averne una. Una volta ci guardavamo dietro, avevamo dei cadaveri, oggi invece abbiamo dei signor giocatori. Non so se vi rendete conto, quello che ieri stava in panchina, da Odgaard a Selemakers, a Lukumi, a Santiago Castro, che è un altro gioiellino che adesso secondo me scopriremo cammin facendo. Ma avevamo una miriade di alternative che adesso sto guidando, ma è una sfilza che quasi facevamo una seconda squadra anche noi. Ed è questo che bisogna fare, non solo la quantità ma la qualità. Quando quest'estate, no, Thiago Motta diceva non siamo competitivi, mi servono alternative per alzare il tasso e il livello, il tasso tecnico e il livello della squadra, perché se il titolare sa che in panchina c'è Ramarrov, è ovvio che
non si danna l'anima perché sa che tanto il posto è suo, ma se il titolare sa che in panchina c'è un altrettanto plausibile possibile titolare, ok, allora forse si dà più di qualcosa a livello di dannazione. Infatti il Bologna di Thiago Motta ha saputo cavalcare questo e con Sartori, di cui faremo un video, perché l'importanza di Sartori è sotto gli occhi di tutti. Basti citare, guarda, adesso faccio un brevissimo telegramma. Sartori è un uomo che ha ottenuto la Champions League, vabbè, i più pignoli mi vorranno dire i preliminari, è vero, i preliminari di Champions League con il Chievo Verona, il Chievo che è un quartiere di Verona, scusate se poco, e poi ha ottenuto la Champions League per più volte, e che Champions League con l'Atalanta, riesce a pescare ovunque egli sia andato calciatori a basso prezzo e farli diventare giocatori desiderati da tutta Europa. Basti pensare all'epoca del Chievo Verona, quando, e cito uno, Cristian Manfredini, chi se lo ricorda, che a un certo punto sembrava addirittura papabile in odore di nazionale italiana, poi andò, mi sembra, alla Lazio, ma all'Atalanta ha pescato a due lire i Gossens, i Freuler, i Deron, ha pescato la qualsiasi, adesso si sta replicando qua a Bologna. Basti pensare che Ferguson l'abbiamo pagato, cosa abbiamo pagato? 3 milioni e mezzo 3 milioni e mezzo Ferguson, ragazzi. Ma ci rendiamo conto che robe? Lukumi, anche lui a posteriori bisogna dire è stata una magata, perché Lukumi ogni momento che passa in più con Thiago Motta diventa un giocatore da Premier League, un monolite. Adesso sta diventando veramente qualcosa di, dove lo metti? Lui lo fa e lo fa bene. Si sta parlando di Calafiori, che l'abbiamo preso, adesso tutti oggi Calafiori. A Calafiori l'abbiamo preso, ragazzi, che a momenti, come si dice, come si suol dire, a casa sua non lo voleva neanche la madre, adesso lo vogliono tutti. Insomma, abbiamo fatto delle magate non da poco, firmate Sartori, che sa parlare con i procuratori, sa aprire l'agenda, sa chi chiamare, sa come imbastire una trattativa. Abbiamo preso Zirkzee a 8 milioni e mezzo, sì, poi si poteva fare meglio lì, perché obiettivamente abbiamo una clausola che sarà un po' antipatica per tanti motivi. Abbiamo già fatto un video, no, riguardo alla clausola di Fabian e di Zirkzee nei loro contratti, che non è la migliore delle situazioni, e lì dobbiamo, secondo me, un attimino agire per cercare di far fronte a qualcosa che inevitabilmente prima o dopo, si spera più dopo che prima, avverrà, e sicuramente Sartori, mi auguro, sappia far fronte nella adeguata maniera. Detto questo, chiudiamo un attimo il capitolo Sartori, perché ripeto, ne parleremo in un altro video. Il Bologna ormai è sotto gli occhi di tutti, convince adesso anche quelli che non ci credevano mi ricordo sotto Natale incominciano a dire no, forse però il Bologna quest'anno è l'anno del Bologna, allora si incomincia, ho sentito da più parti, a gettare ombre, no? Quando si vuole gettare ombre, ma tanto Thiago Motta non rimane, ma tanto Zirkzee se ne va, ma tanto quello, e allora si cercano come per dire sì, è vero, state facendo la stagione della vita, ma quando vi ricapiterà, che tanto ad agosto, a giugno sfalderete tutto. Attenzione, io dico, a dar per morto il Bologna, perché io ribadisco a coloro che magari non sanno, il Bologna ha un presidente che è uno tra i più facoltosi, cioè che ha questi, in poche parole, nel suo portafoglio dell'intera Serie A, ok? Quindi, per la serie, se saputo vuole, e quello è il vero problema, ma se saputo vuole, ragazzi, questi discorsi decadono a seduta stante, perché se saputo apre il portafoglio, si innamora della situazione, gli piace andare a giocare Bologna-Real Madrid, gli piace andare a Madrid a farsi il Real Madrid-Bologna, gli piace andare a Lisbona a mangiarsi pastel de nata e a fare sport in Lisbona-Bologna, e lui
non ne vuole, può più fare a meno, anche perché ci sono i Porto Croissant, che non sono niente male a Porto, se proprio vogliamo dirla tutta, ok? Occhio che il portafoglio, se lui lo vuole aprire, il Bologna in quelle posizioni là ci rimane per anni, e qualcun altro si deve preoccupare. E quindi attenzione, no, a dire che ma Thiago Motta tanto non rimane, tanto si sa già che se ne va. E Ferguson tanto ha già firmato dei precontratti. Ma che cazzo? Ma nessuno ha firmato niente. Sono tutti tesserati del Bologna. Non potrebbero neanche volendo firmare oggi qualcosa. L'unico è Thiago Motta, ma Thiago Motta è un... perché a fine contratto è un allenatore talmente intelligente che dire certe cose è un'offesa alla sua intelligenza. Thiago Motta è talmente intelligente e capisce e si documenta di calcio che lo fa sapere anche in maniera trasversale senza farsi troppa pubblicità, ma l'abbiamo visto quando ha detto, se vogliamo parlare di credito riferito, no, al Percassi che era andato alla vigilia di Bologna, di Atalanta Bologna, ai microfoni per appunto dar conto agli arbitri che hanno subito dei danni. Se vogliamo parlare di danni subiti, Bologna c'ha un credito di 10 anni. Questo vuol dire che Thiago Motta studia, si documenta, analizza. Thiago Motta è talmente certosino in quello che fa che io sono certo che, ad esempio, è un avventore del canale silenzioso, ci mancherebbe, ma sicuramente guarda anche questo canale. E occhio che se lui lo guarda, e lui sicuramente adesso mi sta ascoltando e annuirà, dire che Thiago Motta il prossimo anno sicuramente non c'è, è un'offesa nei suoi confronti, perché lui vi direbbe: non avete ancora capito chi sono io, non avete capito un giazzo di chi sono io. Sono un allenatore che in questo momento presente alleno il Bologna Football Club, e se io non fossi ancorato e aderente al presente, io non riuscirei a fare quello che nel presente sto facendo, cioè portare il Bologna alla quarta piazza, 51 punti, con occhio addirittura alla seconda posizione la Juventus, che ieri ha perso a Napoli, che dista, cosa dista? 6 punti? Guarda caso quei 6 punti che ci hanno rubato, e qualche credito noi dovremmo averlo, per l'appunto parlando di crediti, no? Per chi ha memoria corta, fallo Ealing Junior in Doyer, 2 punti rubati. Il gol annullato di Ferguson in Monza Bologna, 2 punti rubati. Il rigore campato per l'area in Lecce Bologna, 2 punti rubati. Ecco che se quei punti lì non fossero stati rubati, anche la storiella ma il Bologna fuori casa fatica non sarebbe poi così stata così viva, quindi, e Thiago Motta lo sa, come fa a restare lassù, stavo dicendo, perché pensa al Bologna, non sta a pensare a delle ipotesi di poter andare a allenare chissà dove, chissà perché, chissà per come. Lui sta pensando al Bologna, e vi dirò di più, lui oggi non esclude neanche di rimanere in sella a questo gioiello che si sta partorendo, perché, e questo però ne parlerò in un altro video perché adesso il tempo langue e non è il video adatto. Occhio che Saputo rilancia, perché vi ricordate quando poc'anzi ho detto Saputo c'ha questi, Saputo c'ha voglia, Saputo c'ha delle idee, Saputo ha trovato un uomo, Sartori, che evidentemente sa accendere gli animi, lo stesso Thiago Motta accende le fantasie più erotiche calcistiche nei nostri dirigenti. E allora chi vi dice che se Saputo non tiri fuori la fresca, non convinca Thiago Motta a partecipare in egual maniera, in misura, a chi deve essere ceduto e a chi deve invece arrivare con Sartori a costruzione dunque del tutto, ragazzi, nella permanenza dei giocatori giusti, nell'arrivo di quelli ancora più giusti? Ma chi vi dice che una piazza, adesso cito piazze a caso, che un Milan, che una Roma, che una Lazio possono essere migliorative di quello che già non ha qua a Bologna? Occhio a ragionare così, perché non è che le grandi squadre sono sempre grandi, devono rimanere sempre quelle, possono annoverarsi nel calcio altrettante nuove grandi squadre, posto che il Bologna, se vogliamo, ha una storia
che non dico dove caga. Miei cari avventori, iscrizione, condivisione, mi piacino, continueremo a parlarne, campanaccio, pastorale attivo, e noi ci sentiamo alle prossime e tre prossime puntate.